I bronzi di Riace, il nome ed il tema del convegno che si è svolto ieri presso l'hotel Federica a Riace, organizzato dai Sidus Club della Locride assieme alla delegazione della Locride Maria Stella Triolo dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Ad introdurre è stata la presidente della delegazione della Locride, Maria Caterina Aiello, e facente funzioni anche del Sidus Club. A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Riace, che ha raccontato ai nostri microfoni i motivi di approfondimento delle tematiche legate proprio all'archeologia e ai bronzi di Riace. Il cinquantenario dei bronzi è stato un evento molto importante, questo sarà è un convegno che viene dopo l'estate, ma continueranno ancora delle manifestazioni in onore del cinquantenario. Quello che io spero è che però al di là poi dei riflettori sugli eventi e sulla ricorrenza, che è stata una ricorrenza mondiale, noi stiamo lavorando affinché partendo da Riace resti qualcosa nel nostro territorio. Io quello che mi aspetto soprattutto dalle istituzioni, dalla Regione Calabria e anche dal neo ministro alla cultura, è che finalmente questo territorio abbia riconosciuto il fatto che è il luogo di rinvenimento dei bronzi. Quello che sempre ho detto è giunta l'ora che resti qualcosa di tangibile sul nostro territorio, un museo multimediale, una scuola di archeologia subacquea, una statua che ricordi il momento della scoperta, un qualche cosa che possa essere di utilità a Riace e a tutta la Locride per far venire quei tanti turisti che vogliono venire nel nostro territorio a visitare questa terra. Lo scopo è duplice, cioè noi dobbiamo lavorare in sinergia con il museo di Reggio Calabria e non in contrapposizione. Dobbiamo lavorare in sinergia e lo stiamo già facendo, anche perché il direttore Carmelo Malacrino ha sposato questa nostra tesi e stiamo veramente collaborando in maniera proficua e positiva. Le persone che vengono in Calabria per vedere i bronzi, noi dobbiamo fare in modo che poi vengano a vedere anche il luogo di ritrovamento dei bronzi, anche se i bronzi non ci sono, anche perché quel territorio, pur non essendoci i bronzi, è un territorio ricco di cultura, tanto più che adesso stiamo lottando tutti quanti insieme per il riconoscimento di Locride Capitale Cultura del 2025. Assente la politica ma presente gli studiosi, c'era il coordinatore del dottorato di ricerca di SIACE, del Dipartimento di Ingegneria Ambiente dell'Università della Calabria, il professor Salvatore Critelli, e la vice segretaria e tesoriera di AICC, Natascia Pelle. Il convegno è stato moderato da Vincenzo Tavernese, vice sindaco di Marina di Gioiosa e socio AICC della delegazione della Locride. Interventi autorevolissimi quelli della professoressa Paola Radici Colace, già ordinaria del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina e presidente onorario dell'AICC delegazione della Locride. Ed ancora il professor Elia Fiorenze, docente di archeologia e storia dell'arte della Calabria bizantina all'Università della Calabria. L'intervento anche del dottor Domenico Capponi, della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. A conclusione di grande interesse l'intervento del professor Maurizio Paoletti, professore di archeologia classica dell'Università della Calabria, che abbiamo ascoltato. E probabilmente cambierà un pezzo di storia se dovesse venire fuori qualcosa di diverso. Io sono un professore di archeologia classica all'Università della Calabria e penso che sia necessario usare sempre il metodo scientifico, partire dai dati di fatto, dalla realtà delle statue. Il bronzo A e il bronzo B li abbiamo trovati insieme, ma ancora non ci raccontano fino in fondo la loro storia. Noi dobbiamo dare loro un nome e capire il loro valore per gli antichi, non soltanto per noi contemporanei, per gli antichi greci che li ammiravano forse in una agorà, forse in un santuario, ma le statue hanno ancora molto da rivelare, un poco alla volta. Io mi occuperò dello schema del bronzo A, del mostrare i denti. E che significato diamo a questa immagine? Ma quello che gli davano gli antichi greci dall'Iliade in poi. L'eroe in battaglia si mostrava eccellente, combattente in prima fila, e quindi doveva essere aggressivo. Il mostrare i denti voleva dire minacciare l'avversario, incutergli timore, farlo retrocedere, farlo scappare, oppure ammazzarlo. Io mi attengo ai dati di fatto. Il naufragio è un'ipotesi che ha più elementi di valore
migliore rispetto all'altra. Un naufragio di una nave che proveniva dalla Grecia e che è naufragata di fronte a Riace, forse per una forte sciroccata. Chi è di Riace capisce, sa cosa vuol dire un vento forte, una mareggiata su questa costa. Non c'è scampo per una nave che navighi da Taranto verso Reggio, lungo la costa. Prende il vento di fianco e naufraga.